Rogelio de Egusquiza, uno dei più celebri pittori spagnoli del XIX secolo. Dopo essere stato discepolo di Francisco Mendoza, a 15 anni si trasferì a Parigi, città nella quale approfondì i suoi studi all'Accademia di Belle Arti. Iniziò a lavorare con il pittore accademico Léon Bonnat e in seguito ebbe una carriera di grande successo. In seguito si trasferì in Italia, dove divenne una figura centrale della colonia artistica spagnola, intimamente legata al circolo di artisti spagnoli che comprendeva Mariano Fortuny. Collaborò con successo con il pittore, subendone una grande influenza. Il suo stile divenne più colorato e preciso, mentre la sua attenzione si spostò verso ritratti e scene ben identificabili nell'ambito dell'alta società. In quest'opera la protagonista è splendidamente ritratta, in rosa, seduta, in contemplazione davanti a un quadro. Sebbene la narrazione sia sconosciuta, il sentimento ci suggerisce il desiderio di guardare un quadro non visto in un bellissimo appartamento. L'interno è quello tipico di un appartamento dell'alta società, con cornici dorate, specchi e complementi d'arredo come un paravento. Del dipinto, nel dipinto, scorgiamo solo un pezzo di cornice, ma l'attenzione della donna è tutta focalizzata in questa languida contemplazione. In Italia, Egusquiza conobbe anche il compositore Richard Wagner e sviluppò un'amicizia che avrebbe avuto un'importante influenza sulle sue opere successive, più grandiose e tragiche. Nel 1879 andò a Monaco per assistere all'opera del musicista tedesco I Nibelunghi. Quando tornò a Parigi aderì al simbolismo e realizzò alcune opere pittoriche pregne di misticismo e di wagnerismo. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!